Per quanta pioggia possa cadere, nulla allevierà il dolore causato dalle sconfitte che ho ricevuto. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Non sarà l'ultimo episodio, ma ci stiamo avvicinando alla conclusione della serie e oggi sfida contro Itelo. Oh, guarda come trotta. Il mio bel Weirdir, come trotteggia. Ah, ma abbiamo un Rotom Alpha, eh? Interessante. Ce l'ho già un Rotom Alpha. Quindi non è che mi serva particolarmente tanto un altro. Aiuto, scappa, 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 scappa. Ok, mi do da fare, mi do da fare, mi do da fare. Volevo fare un'intro un pochino più suggestiva, sai, però i Pokémon selvatici, se appena ti vedono, devono ucciderti perché pare che tu stia violando il loro territorio. E in un certo senso è così. Ma, Itelo, cosa volevi dirci di tanto importante riguardo queste strutture? Link, da questa parte. Ah! E chi sarà mai questo Pokémon? Se è un Pokémon. Questa strada mal ridotta è stata collegata in un punto isolato rispetto a quello di Dialga e Palkia. Riesci a capire cosa rappresenta? Io perché lo so. Se non lo sapessi, direi non lo so. Notevole, ma c'era da aspettarselo dall'esperto di Pokémon che è riuscito a sconfiggere persino Dialga e Palkia. Questa statua ormai in pezzi rappresenta un Pokémon pari a Dialga e Palkia, un Pokémon che fu bandito da questo mondo, Giratina. Per via della sua natura iraconda, giace nel mondo sul lato opposto al nostro, dove attende in agguato. Pare che abbia già tentato di opporsi ad Arceus. Ora dimmi, se Giratina volesse sfidare Arceus, quale sarebbe il luogo ideale per apparire? Il Tempio di Sinnoh. Risposta esatta! È il luogo più vicino ai cieli, nonché il luogo in cui si è venuto a creare lo squarcio spazio-temporale. Ci stiamo avvicinando a uno dei grandi segreti di questo mondo. Questa atmosfera elettrizzante mi ha reso alquanto loquace. Sin da bambino mi sono sempre chiesto perché mi capitassero delle sventure, dei momenti tristi. Ho sempre cercato di capire se ci fosse un motivo, ma immagino che a tutti capiti di porsi simili domande. Decisi quindi di dedicarmi anima e corpo a soddisfare la mia curiosità e realizzare le mie ambizioni. E ciò che, più di ogni altra cosa, ha sempre attirato la mia attenzione, sono le leggende. Le leggende, la storia, le rovine e via dicendo. Dopotutto, questi temi sono la chiave per scoprire l'origine del nostro mondo. E chi può dire che, conoscendoli a fondo, non sia possibile creare un mondo migliore? Queste sono le fantasie in cui ero immerso. Se riuscissimo a trovare il mondo sul lato opposto al nostro, se riuscissimo a trovare il figlio collerico del creatore, allora forse arriveremmo a saperne di più sul sommo Sinnoh in persona. Su. Dirigiamoci al Monte Corona con rinnovato entusiasmo. Il Tempio di Sinnoh ci attende. Dialga e Palkia sono apparsi dallo squarcio nel cielo. Non sarebbe poi così illogico se insieme a loro fosse apparso anche qualcosa collegato alle lastre. Giusto, potrebbero esserci delle lastre, però non posso arrivarci volando, giusto? Lo squarcio non c'è più. Abbiamo scoperto anche come è andato distrutto il tempio. Data la collera di Palkia o di Alga a seconda del team che scegliamo prima. Eh già. Poi arrivando fino ai giorni nostri, beh, il tempio è stato un pochino più smangiucchiato dal tempo, dalle intemperie. Il tempio giace ora distrutto. E le sue colonne in rovina sono appuntite come lance. Non c'è traccia di Giratina. Qualcosa non va? Sei strano. Ah, perdonami, sono io che sono strano. Forse dovrei spiegarti qual è il mio vero obiettivo. Sin da quando è nata in me la convinzione dell'esistenza di Arceus, la mia unica ossessione è stata trovare il modo di incontrarlo. Così mi sono dedicato alla ricerca di Giratina, il Pokémon che sfidò Arceus, affinché aprisse lo squarcio spazio-temporale.
e ti ho coinvolto nella ricerca delle lastre, ossia i frammenti della divinità perfetta, come indicato dai murali. Le lastre dovrebbero essere in tutto 18. Tu ne possiedi 17. La domanda è, dov'è l'ultima? Ebbene, proprio qui! Wow! Che tipo! Forza! Consegnami tutte le lastre che hai raccolto, sarò io a metterle insieme! Ormai la mia curiosità, la mia brama di incontrare Archeos è diventata incontenibile! Però stai tranquillo, insomma, non c'è bisogno di urlare, sono tuo amico, credo. Se riuscissi a incontrarlo e a sottometterlo al mio volere, potrei attuare il mio piano e tentare di creare un mondo migliore! Ah, ma è praticamente come Cyrus. No! Ma vi rendete conto di quanto è contorta sta cosa? Se Lina, che è l'antenata di Cyrus, vuole creare il primo Pokédex, mentre lui vuole creare un mondo migliore, o in questo caso l'universo. Cacchiarola! Beh, un mondo migliore, sì. Distruggere quello che c'era prima e averne uno nuovo, come vuole fare Cyrus nel futuro. A meno che Cyrus non fosse già corrotto da... Oh, santo cielo, mi sta venendo in mente una cosa incredibile in mente. È possibile che Giratina abbia prima preso il controllo di Etelo e poi abbia preso il controllo di Cyrus nel futuro? Visto che non è riuscito a controllare Etelo? Sarebbe fighissima sta cosa. Andiamo avanti. Naturalmente ciò significherebbe cancellare Hisui dalla faccia della Terra. In un attimo tutto verrebbe spazzato via. Tu, le persone che conosci, i Pokémon, proprio come se non foste mai esistiti. Se vuoi salvare questo mondo, dovrai lottare contro di me. Non che tu abbia molta scelta. Ho intenzione di strapparti quelle lastre, che tu lo voglia o meno. Wow. Eccolo, si sfida, sì! No! No, ma che mi stai dicendo? Spiritomb. Etelo, chi sei veramente tu? No, vabbè, Etelo è Camilla, confirmed, dai. Non ragioniamoci più di tanto, è Camilla. Ah, facciamo Drago Pulsar potente, a meno che dopo lui non mi sfasci la vita. No, facciamo normale. La canzone di Camilla, la host, il tema. Oia, cosa fa? Come sarebbe lo ritira? Lucario, eh? Ah. Va bene, va bene, ci sta. Aia, allora... C'è l'acciaio che lo protegge, ma gli faccio male comunque. Bene. Oh, sta facendo giorno! Quale poesia è mai questa? Quale poesia è mai questa? Anche se sarebbe stato meglio che avesse fatto giorno quando stavo vincendo. Però va bene uguale. È comunque bello, è comunque bello. Mamma mia, però vabbè, amico, mi stai distruggendo tutto. Bene. E beh, 4 volte il danno, voglio dire, è roccia fuoco. Uia. Ah! Oh no, se non me lo mandasse KO potevo fare qualcosa. Sì, ho cambiato poi il verbo, ho cambiato, sì, il tempo del verbo, non importa. Ok.
Lanciafiamme. Mo rimanda Spiritomb. Perché può fare un attacco per shottarmi con... dato che sei uno spettro, vero? Eccolo, lo sapevo. Eccola là. Non ce l'ha fatta! Non ce l'ha fatta! Non ce l'ha fatta! Guadagno il turno dopo. Ok, ci provo. Ci provo. Ma però mi sa che non lo shotto con lanciafiamme veloce. Sì, invece, sì! Devo avere fiducia nei miei Pokémon. So che posso farcela, quindi devo stare tranquillo. Abbiamo un tipo drago terra, quindi un attacco ghiaccio lo squaglierebbe. Mandiamo Espeon. Però questa hosta è molto più bella di quella di Camilla, eh. È più... non più solenne, ma è più... orchestrata. Poi c'è un punto proprio che si calma. Quel punto che c'è stato poco fa, tutto calmo. Bella, davvero bella. No, come doppia? Ah, perché ha fatto rapida prima? Ma tre turni, amico mio? È grave, eh. Dai, tre turni. Va bene, però così funziona il gioco. Gelo pugno non ce l'ho masterata. Andiamo senza? Dovrebbe essere... non è sufficiente. Riandiamo. Perfetto. Manca solo un Pokémon. Togekiss o Blissey? Potrebbe avere Blissey? Togekiss. Ah no, perché aveva Togepi lui, giusto? Eccola là. A posto. Dovevo portarmi dei revitalizzanti max, ma l'ho venduti. Allora, qualsiasi cosa fa mi sciotta. Quindi chi posso revitalizzare? È debole al ghiaccio. Revitalizzo Typhlosion. Ok. No, boia. No. Però con calmamente niente, mi ha sconfitto. È forte Telo, accidenti a lui. È forte davvero. A parte che ho fatto qualche scelta sbagliata. Oh. Dicevo, ho fatto qualche scelta sbagliata durante la lotta, quindi ne ho pagato le conseguenze. Ma va bene. Allena di più i tuoi Pokémon e ritenta. Praticamente compra le... Aspetta, però potrei farcela comunque così, eh. Devo solo scegliere quale Pokémon mandare in campo per primo. Vai, Etelo. Esperto di Pokémon addirittura. Una specie di professore, quasi. Solo peggio. Dunque, buio spettro e buio lo protegge dallo psico. Vediamo un po' cosa posso farti. Un bel baldeali potente. Mamma mia, ti distruggo, Spiritomb. Quasi. Ah. Aia. Beh sì, era da aspettarselo. Mandiamo Gudra. Drago Pulsar che è da stab. Potente stavolta, non lo faccio normale. Dai però. Niente, non gli faccio nulla. Mi prendo il turno dopo, ma glielo faccio normale. Quindi meglio non farlo rapido. Devo mandarlo KO 100-100. Perfetto. Manda Lucario ora, vero? Sarà pure più veloce. Ovviamente. Era da metterla in conto. Difese diminuite grazie a Zuffa. Lanciafiamme, amico mio, ti distrugge. Normale, non serve farlo potente. Bene, ora manderà Garchomp, immagino. E mi farà Geoforza. Arcanine?
Ah, perché è roccia comunque. Pokémon. Mando Flo. Machamp. Uia. Sì, fissati su Irafurente, certo. Non ti preoccupare. Ce la faccio con una zuffa normale? Ok, tanto non perdo il turno dopo, quindi bene così. Siamo entrambi lenti praticamente, mi sta dicendo il gioco. Ah. Calmamente è quello che mi sfascia. Gelopugno però gliel'ho fatta masterizzare, potente. Non prendo il freeze. Ah, accidenti. Poteva, non dico ribaltare la situazione, ma insomma. Bene. Benissimo invece, non bene solamente. Vediamo un po'. Etere lama. Ok. Un'altra? Vabbè però. No, volevo ricaricarmi. Accidenti, ho sbagliato. Se facevo rapida magari prendevo il turno però. Infatti, eccolo qua. Eccolo il turno. Se riuscissi a prendere un colpo, Espeon. Ok. Ricarico Gudra o Machamp? Ricarico Machamp. Ok. Allora, vediamo un po'. Gelopugno potente dovrebbe essere più che efficace. Come no? Oddio, siderato, siderato, siderato. No! No! Va bene. Ok, soffre per l'assideramento. Ok, ok. Allora, allora, tattica, tattica, tattica. Strumenti. Pozione max. Cavolo, gioco a Pokémon da oltre 20 anni. Saprò giocare, saprò ideare una tattica, no? Una che sia una. Buono! Buono, è andato, è andato. Chi è l'ultimo? Chi era? Roserade! Allora, calma! Ok, 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 ok. Va bene, va bene. Se non prendi nessun brutto colpo, posso dopo rivitalizzare Typhlosion. Ehi, fai male, fai ma tantissimo male, l'ho capito. L'ho capito che fai male, però devi stare buono. Punte! Si è impazzita? È impazzita! A Roserade passa la fissazione. Me ne sono accorto. No, non fa... No, se rifà petalodanza me lo sciotta, quindi... Anche lo ricaricavo e lo sciottava. Quindi preferisco ricaricare Typhlosion. Eccolo, eccolo qua, infatti, vedi? Poi abbiamo le punte. No, 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 no. Meglio così.
Concludiamola qui, Etelo. Wow, davvero forte. Davvero forte, Etelo. Perché? Perché Arceus ha deciso di dare la sua benedizione a una nullità come te? Perché? Perché ho perso? Ho dedicato tutto me stesso ad Arceus, l'ho venerato come il creatore del mondo e ho studiato le leggende che lo riguardano, mosso dal mio incontenibile interesse verso di lui. E nonostante tutto ciò ho perso. Dannato intruso, è per questo che sei sbucato dallo squarcio spazio-temporale? Per fermarmi? No, non è ancora finita. Le senti? Avverti questa sinistra presenza che raggia dalle viscere? Santo cielo. Vai, Giratina, distruggi tutto! Ma voi siete pazzi, però. Sì. Scusami. Cioè, l'unico carico è Typhlosion. Quanto è difficile starò... Oscurtuffo. Ah, non è in due fasi? Hai perso la sfida. Ho capito, ma... Santo cielo, quant'è difficile. Mi sa che ci ritorniamo in un secondo momento a questa sfida perché non è fattibile. Cioè, io dovrei arrivare a fine lotta con i Pokémon carichi per avere una possibilità contro Giratina. Ah, vabbè, che vi devo dire, amici. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Nel prossimo episodio affronteremo ancora una volta Etelo, senza farvela vedere tutta quanta la lotta. Poi Giratina. E poi speriamo che finisca lì, perché se no arrivo scarico proprio. Ad ogni modo, in descrizione vi ricordo che trovate i link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!